Si trova in via Circolare nella zona artigianale di Santa Teresa di Spoltore e sarà aperto 6 giorni su 7 per consentire ai residenti di conferire i rifiuti nell'ambito di un più ampio progetto di raccolta differenziata che fa di Spoltore uno dei comuni più virtuosi d'Abruzzo. Il nuovo ecocentro, inaugurato dalla sindaca Chiara Trulli alla presenza delle autorità, contribuirà ad abbattere la percentuale del secco residuo che ancora finisce in discarica, nonostante la raccolta differenziata sia già efficiente. Con questa struttura si migliorerà la qualità della raccolta sul nostro territorio e questo è già un obiettivo importante che va nella direzione anche di essere più sostenibili e chiaramente di offrire servizi aggiuntivi ai nostri concittadini. Potranno venire 6 giorni la settimana, l'apertura del sabato è molto importante perché è la giornata poi nella quale chiaramente si ha la maggiore disponibilità per recarsi e quindi conferire, perché una buona differenziata è il modo migliore per contenere i costi appunto dello smaltimento e della gestione dei rifiuti. Quindi noi l'invito che facciamo ai cittadini è a differenziare bene, a produrre meno indifferenziato possibile, perché questo ha dei riverberi positivi sul costo complessivo di gestione di tutta la differenziata nel nostro territorio, che ci rende già oggi tra i comuni più virtuosi. In Abruzzo siamo quelli nei quali la Tari si paga meno in assoluto, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Se continueremo a percorrere questo sentiero virtuoso e questa struttura ci consente di andare in questa direzione, noi potremo senz'altro continuare a essere competitivi anche sui costi per i cittadini. L'ecocentro si affiancherà ai servizi comunali di raccolta differenziata e accoglierà rifiuti che saranno destinati agli impianti di recupero e trattamento, dai resti delle potature alle apparecchiature elettroniche ai semplici ingombranti, come spiegato da Angelo Di Campli, direttore tecnico dell'Arieco. Siamo mediamente sopra il 70%, abbiamo delle punte del 78% di raccolta differenziata. Il grosso obiettivo che ci eravamo posti all'inizio dell'appalto era l'apertura di questo centro. Oggi per fortuna si apre, è un ausilio alla raccolta differenziata, ma un altro obiettivo che ci siamo posti è quella della diminuzione di produzione del rifiuto e aumentare notevolmente la raccolta differenziata in questo comune, perché vogliamo proiettare Spoltore mediamente oltre l'80-85% di raccolta differenziata. Noi abbiamo analizzato i rifiuti che abbiamo trovato sul territorio nel secco residuo, abbiamo visto che all'interno ci sono ancora frazioni che si possono recuperare e quindi dobbiamo disincentivare al massimo questi rifiuti che vengono conferiti all'impianto di trattamento di Chieti.